strong. Gara che si giocherà quest'oggi alle 18.45 che sarà valida per l'ultima giornata della fase a gironi del gruppo C di Europa League. A proposito del gruppo C, facciamo un attimo il punto della situazione sulla classifica. Comanda proprio il Leicester con 8 punti, segue al secondo posto lo Spartak Mosca con 7, a pari punti il Napoli al terzo posto, al quarto invece il Legia Varsavia con 6 punti. Considerando questa classifica a dir poco cortissima, incredibilmente a quest'ultima giornata tutte e quattro le squadre in competizione potrebbero arrivare a tutte e quattro le posizioni disponibili. Ricordiamo che il primo posto significa accesso diretto agli ottavi e quindi si scende in campo soltanto a marzo, non prima, a febbraio. A febbraio invece scendono le squadre che si classificano al secondo posto e vanno a sfidare ai sedicesimi le squadre che scendono dalla Champions League. Il terzo posto invece significa sedicesimi di Conference League, in sostanza soltanto il quarto posto è effettivamente e definitivamente eliminatorio. Per quanto riguarda invece le combinazioni, il Napoli si classifica primo se riesce a vincere al Maradona contro il Leicester e contemporaneamente lo Spartak invece perde in Polonia. Il Napoli si classifica secondo se sempre riesce a vincere contro gli inglesi e invece lo Spartak vince contro il Legia Varsavia. Questo perché nel duello tra Napoli e Spartak gli scontri diretti sono nettamente a favore con dei russi, visto che hanno vinto tutte e due le partite contro il Napoli. Il Napoli si classifica terzo se il Napoli perde o pareggia contro gli inglesi e lo Spartak vince. Il Napoli invece si classifica quarto e quindi viene definitivamente eliminato ove mai dovesse perdere e contemporaneamente invece il Legia facesse il colpaccio contro lo Spartak. Ricollegandoci invece alla partita, l'unico precedente risale al 16 settembre, quindi qualche mesetto fa, quando si giocò in Inghilterra Leicester-Napoli e finì per 2-2 grazie a un mostruoso Victor Osimhen. Il dato curioso invece che il Leicester non ha mai giocato in Italia, farà il suo esordio nel bel paese proprio a Napoli. Al contrario, il Napoli ha un certo feeling con le inglesi, è riuscito a vincere nelle ultime 10 gare ben 6 partite contro le squadre della Premier League, poi 2 pareggi e 2 sconfitte. Per quanto riguarda invece il focus sui calciatori, grande attenzione a Daka, questo classe 98 zambiano che è in grandissima forma, lo ha dimostrato perché nelle ultime 2 giornate di questo girone è andato a segno ben 5 volte, un poker incredibile rifilato allo Spartak Mosca in trasferta e poi il gol nella penultima giornata contro il Legia. Il Napoli però risponderà con l'uomo d'oro di questa Europa League, a sorpresa Elif Elmas, che ha preso parte a 3 reti nelle ultime 4 gare fornendo un assist e ben 2 gol. Dunque una partita davvero importante, come dichiarato da Luciano Spalletti, una partita che fa
la radiografia all'anima, perché è un dentro o fuori. Il risultato non può essere rimandato al domani, perché se il risultato fosse negativo, quel domani europeo per il Napoli non esiste. E come dichiarato dal mister, un insuccesso sicuramente non farebbe ben curriculum per il Napoli, storicamente parlando. Il nostro focus su Napoli-Leicester termina qui, ma la nostra informazione sportiva si raggiorna domani proprio con l'editoriale su questo match di Europa League. Be strong.